Allora, Filippo Nogarin, lei al ballottaggio ha avuto il sostegno di UDC, Fratelli d'Italia, della Lega e anche di tutta, diciamo, la sinistra ostile alla dirigenza del Partito Democratico. Ci spiega una cosa dalla quale i livornesi si accorgeranno che è cambiato sindaco? Ma io dunque semplicemente dico che ho avuto una convergenza semplicemente perché il voto l'ho rivolto alla cittadinanza, quindi è Sì, ma ci chiaro dica che da una questo punto cosa di vista concreta che farà. cercherò di fare banalmente meglio di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni di amministrazione della giunta precedente, quindi ad esempio cercherò di riqualificare il centro urbano della città, cercherò di collocare Livorno da un punto di vista turistico e cercherò di dare inerzia, ad esempio, a un porto che ha perso completamente competitività rispetto al passato. Quindi la prima delibera che verrà fatta dal comune? La prima delibera che verrà fatta dal Comune sarà sicuramente riguardante, ad esempio, il nuovo ospedale che è stato proposto dalla giunta passata secondo un progetto regionale e che non ci vede assolutamente d'accordo. È un progetto realizzato con il project financing e questo vedrà credo, la prima giunta sarà attorno a questa questione. Noi siamo Ma su cosa non siete assolutamente l'idea che d'accordo l'ospedale. nell'ospedale? Mi scusi, sull'ospedale, cosa è che non va con la precedente decisione? Allora, in Toscana sono stati realizzati già 4 ospedali nuovi attraverso il project financing, sono stati 4 fallimenti totali da ogni punto di vista. Livorno dovrebbe essere il quinto e noi stiamo cercando di fermare questo progetto folle di delocalizzare l'ospedale nel quartiere di Montenero che è completamente al di fuori del baricentro cittadino. Ho capito. E quindi cercheremo di Di fermarlo. cambiare questa. Mentre vorrei chiedere al sindaco Nogarin l'altro capo, il senza Grillo, perché Grillo non è venuto in questi 14 giorni a fare campagna elettorale per voi? Gliel'avete chiesto e lui ha rifiutato? Lui ve l'ha chiesto, voi gli avete detto meglio di no, facciamo un'impresa civica? E se lei si sente di dire un errore che Grillo ha fatto nella campagna elettorale per le europee, che lei invece non ha commesso dato che ha vinto. Ma io credo che sia stata semplicemente una scelta di Grillo di non partecipare a nessuno dei ballottaggi, non credo sia andato da nessuna parte, almeno per quanto mi risulta. E francamente non ritengo di dover fare io delle osservazioni a Grillo. Noi ci siamo occupati di quello che è stata la nostra campagna elettorale in totale autonomia, non abbiamo avuto alcun tipo di ingerenza e a noi è andata bene, è andata come è andata e quindi semplicemente mi limito ad osservare questo come dato significativo. Ma perché quella di Grillo sarebbe stata vissuta da Livorno come un'ingerenza, come un intervento esterno che poteva cambiare gioco? Era meglio che non venisse a Livorno. Ma no, io non ho detto questo, questo è quello che cercate di mettermi in bocca, ma non è assolutamente No, così. glielo Ogni chiedo. qualvolta Grillo ha sostenuto da sempre, è sempre stato in qualche modo la persona che ha dato voce contro i media che ovviamente non ci hanno permesso magari di avere la voce su alcune questioni. Grillo con il suo modo ha sempre permesso al Movimento 5 Stelle di affermarsi e di arrivare Vabbè, dove è insomma è arrivato. andata Poi bene così probabilmente com'è ci saranno andata, visto che state. lei ha vinto, le facciamo anche le congratulazioni, ovviamente. Grazie mille. Lei contro la corruzione nella sua città Livorno, cosa intende fare? Ma noi crediamo nella trasparenza, quindi metteremo la cittadinanza nelle condizioni di osservare, di analizzare sempre tutto quanto in totale trasparenza. Questo credo che sia un
un disincentivo forte verso chi in qualche modo può pensare di trarne un vantaggio personale. Laddove esiste la possibilità di coinvolgere la cittadinanza che automaticamente osserva, vede, è in grado di fare le proprie comparazioni automaticamente, la corruzione non crediamo che possa più esistere. Senta Nogarin, ma il sindaco di Parma del Movimento 5 Stelle Pizzarotti è un esempio per lei? Io credo che Federico Pizzarotti sia un buon sindaco per quello che ho potuto vedere, analizzare dalle cose che ho letto. È un sindaco che sta facendo gli interessi del cittadino di Parma, è riuscito in breve tempo a ridurre drasticamente il debito che la città di Parma aveva contratto dalle precedenti amministrazioni, sta comunque rendendo la qualità del cittadino di Parma migliore rispetto ai precedenti, quindi per quanto mi riguarda è un buon sindaco. Però Grillo non sembra essere tanto d'accordo, no Marco? Beh, delle polemiche ci sono state, ma la domanda che volevo fare, anche una differenza forse con Pizzarotti, ieri ho sentito quello che lei sindaco ha detto appena proclamato il risultato, lei aveva intorno tifosi della curva del Livorno molto di sinistra, reduci delle brigate autonome livornesi che addirittura festeggiavano Stalin, e esponenti di Alleanza Nazionale della città, quindi un fronte molto trasversale, ma lei ha detto: io riconoscerò che ci sono altri che ci hanno appoggiato e voglio dialogare con tutti, mentre anche Pizzarotti, soprattutto all'inizio del suo mandato, disse: no, il Movimento 5 Stelle non fa alleanze, non governa con nessuno. Lei aprirà la sua giunta anche ad altre forze politiche, sia quelle di destra che di sinistra, che hanno appoggiato la sua candidatura, o farà una giunta, come si direbbe in politichese, che so che lei adesso inorridirà, monocolore 5 Stelle? Allora, innanzitutto le questioni relativamente alle alleanze, queste alleanze di fatto non ci sono state, non esiste un'alleanza formale, è stata semplicemente una richiesta di appello al cittadino livornese. Però è vero che queste persone molto conosciute in città ieri erano con lei e l'abbracciavano, no? Non so. Ma certo, no, mi rendo conto, dialogare non vuol dire città l'ha abbracciata. Mi scusi, mi permetta. E anche il capo delle brigate della curva. Da Milano sentiamo Nogarin, e soprattutto vogliamo sapere se farà una giunta monocolore oppure se allargherà da sinistra a destra. Allora, io credo che il dialogo sia l'elemento fondamentale per governare questa città. Questa città in qualche modo ha trovato nel Partito Democratico, che si è completamente impermeabilizzato dal punto di vista politico, non ha avuto il coraggio di confrontarsi e di trovare nelle forze politiche che la pensavano diversamente un metodo per crescere. Questa è stata un po' la rovina sia del Partito Democratico Livornese, ma soprattutto di quella che è stata la politica che il Partito Democratico ha attuato sul Livorno. Noi da questo punto di vista non abbiamo dichiarato alleanze, perché non le faremo, ma abbiamo invece dichiarato la volontà aperta ai rappresentanti di partiti e movimenti di destra, da destra a sinistra. Mi risponda noi a questa domanda. Abbiamo attualmente una selezione pubblica, abbiamo fatto una selezione pubblica e stiamo ricevendo numerosissimi curriculum per poter avere le massime professionalità disponibili affinché possiamo attingere da queste come garanzia di grande professionalità nell'interesse della città tutta, quindi noi non ne facciamo una questione di appartenenza politica, vogliamo semplicemente che le figure degli assessori nella fattispecie siano persone competenti, quindi analizzeremo questi curriculum per fare in modo che portino avanti un lavoro fatto di qualità, e quindi non ci interessa assolutamente l'appartenenza Virzì, alla casacca che indossa. Le piacerebbe il regista Paolo Virzì assessore alla cultura?
Perché no, sarebbe una cosa da valutare, ma questo comunque non credo che sia interesse di Paolo Virzì di candidarsi per un eventuale assessorato alla cultura di Livorno, però se Vabbè, così visto mai. fosse lo valuteremo. Forse sì. Molto Senta, dialogante però, è un molto tono molto dialogante, Nogarin. diverso da quelli a cui siamo abituati. Senta, Nogarin, dottor Colombo, adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché le verità, le inchieste sui grandi scandali non sono mai un fulmine a ciel sereno, se si va bene a guardare. Una delle caratteristiche degli scandali italiani è che tra le malefatte portate alla luce dalle inchieste giudiziarie sono poche quelle che il buon giornalismo non aveva già segnalato da tempo. Se uno sfoglia il libro che Renzo Mazzaro ha scritto l'anno scorso per La Terza, intitolato I padroni del Veneto, trova una dettagliata descrizione del sistema di potere sorto intorno al MOSE, poderosa macchina mangiasoldi, e soprattutto trova una lunga fila di domande rimaste senza risposta fino agli arresti dell'altro giorno. Prendiamo la deliziosa paginetta dedicata al 50° compleanno di Giancarlo Galan, festeggiato il 10 settembre 2006. La domanda che quel giorno si posero il cronista e i 500 ospiti del governatore era come avesse fatto Galan a permettersi quella villa sui Colli Euganei che trasudava potenza e denaro da ogni muro restaurato. Oggi il magistrato propone una risposta non proprio onorevole, ma c'è da dire che Mazzaro c'era arrivato per conto proprio. Nello stesso modo, se qualcuno è interessato ad approfondire i risvolti più opachi della portentosa azione immobiliare che porta il nome di Expo 2015, può utilmente consultare il libro inchiesta Le mani su Milano, che il giornalista Franco Stefanoni, sempre per La Terza, ha dedicato agli oligarchi del cemento. Anche in questo caso si ricostruiscono gli antefatti di una tempesta giudiziaria, aziende raccomandate, appalti truccati, mazzette, politici e imprenditori collusi, tutti al riparo di una cupola in grado di spartire sottobanco e slealmente i più rilevanti affari immobiliari di Milano. Non è vero che il malaffare è invisibile. Per smascherarlo, spesso basta fare un salto in edicola o in libreria. Senta, Sindaco Nogarin, se Dato dai Renzi dovesse genitori e degli proporre insegnanti. l'interdizione perpetua per i politici corrotti, voi, diciamo, i parlamentari del Movimento 5 Stelle dovrebbero appoggiarlo, secondo lei? Secondo me, sì. Anche perché sarebbe comunque un piccolo passo avanti nella lotta alla corruzione. Probabilmente sarebbe un aspetto da prendere in seria considerazione. È chiaro che se ci fosse un'interdizione così netta, probabilmente qualcuno magari ci penserebbe su due volte. Comunque credo anch'io che sia più un aspetto culturale che Che effettivamente un penale. qualcosa legato unicamente sì, esattamente. Questo è un aspetto legato più al comprendere che non è soltanto l'interesse del singolo individuo verso la singola proprietà, ma è un danneggiamento dell'intera collettività laddove si arriva al punto in cui si esercita la corruzione. Certo. Grazie Grazie. Sindaco Nogarin, buon lavoro. Grazie Grazie a Marco voi, da grazie. Milano, grazie Grazie. spettatrici e spettatori.